Tangenziale trasformata in discarica, scatta il sequestro. Incidente sull'Ionio Tirreno, morto Giorgio Fazzari. Violenze su bimbi, sospese due maestre. Piantagione di canapa indiana scoperta a Cittanova, assorbiva acqua da un torrente. Le fabbriche della marijuana che infestavano la Locride, colpiti i coltivatori intensivi. Duplice omicidio nel Crotonese, arrestato l'autore. Famiglia aggredita a Bibbo, tre fermi. Trovato arsenale a Cessaniti, era nascosto tra le mura di un vecchio casolare. In giro per il paese, armato di mannaia. Ritrovato il cadavere dell'anziano disperso nel Cosentino. Droga ed estorsioni, imponente blitz nel Soveratese, 25 arresti. The Greatest Show in Armada Nueva. Buonasera e ben ritrovati a Piana News, il notiziario che vi tiene informati su ciò che accade in tutta la Calabria. Iniziamo subito con le notizie. Tangenziale trasformata in discarica, scatta il sequestro. Da anni abbandonata al suo destino, è diventata nel tempo un ricettacolo di rifiuti, un luogo di abbandono incontrollato di materiale di ogni tipo. I dettagli nel servizio di CN24 TV. Da anni abbandonata al suo destino è divenuta nel tempo un ricettacolo di rifiuti, un luogo di abbandono incontrollato di materiale di ogni tipo. Parliamo della tangenziale est sotto il castello di Vibo Valentia, un'intera strada di ben 2 chilometri in località Castelluccio a Stefanaconi, i cui lavori di realizzazione sono stati ultimati nelle vicinanze del serbatoio d'acqua che serve lo stesso comune e che ormai si è, suo malgrado, tramutato in una vera e propria discarica a cielo aperto. A questo stato delle cose hanno messo fine stamani i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del capoluogo, coadiuvati dai colleghi delle stazioni cittadine di Spilinga, che nelle ultime ore hanno sequestrato l'intera arteria. Un triste spettacolo di degrado ambientale, quello a cui hanno dovuto assistere i forestali. Numerosissimi cumuli di rifiuti, appartenenti alle categorie più disparate, ritrovati abbandonati lungo tutta la strada e riconducibili a attività di aziende, imprese ed opifici. Tra questi materiali, pneumatici usurati, batterie esauste di veicoli, parti meccaniche di carrozzeria d'auto, ritrovate anche numerose maniche filtranti, utilizzate da forni industriali per la verniciatura di prodotti metallici e lastre in Eternit. Prodotti decisamente pericolosi che possono causare gravi problemi per la salute sia delle persone che dell'ambiente. I militari hanno posizionato sulla strada delle videocamere ed è così che hanno anche beccato e segnalato i titolari di due diverse aziende, contestando il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali, oltre che contestargli illeciti amministrativi che comportano sanzioni fino a 5.000 euro. La strada è stata dunque sequestrata ed affidata in custodia alla provincia di Vibo Valentia come ente proprietario. Il comune di Stefanaconi e l'ente intermedio sono stati invitati, per quanto di loro competenza, ad effettuare urgentemente le opere di bonifica. Dopo aver lottato per 10 giorni al grande ospedale metropolitano, è morto Giorgio Fazzari, 27enne di San Giorgio Morgeto. Si tratta di uno dei 6 ragazzi feriti nell'incidente avvenuto sulla strada Grande Comunicazione Ionio Tirreno, tra Gioiosa e Mammola. Lo scontro, all'alba di domenica 14 luglio, tra un'auto e un furgone, si è verificato mentre i ragazzi rientravano a casa dopo aver trascorso un sabato in allegria e in divertimento. Due maestre di una scuola elementare della frazione Marina di San Sostene sono state sospese dal lavoro per 12 mesi in esecuzione di un provvedimento del GIP su richiesta della Procura di Catanzaro. Dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Soverato sarebbe emerso, secondo quanto riferito dagli investigatori, un sistematico ed ingiustificato quadro di violenze fisiche e verbali adottate dalle insegnanti nei confronti dei bambini. Una piantagione di canapa indiana di circa 100 piante in pieno stato vegetativo e con altezza variabile tra i 50 cm e i 2 metri è stata scoperta a Cittanova dai carabinieri della compagnia di Taurianova assieme ai loro colleghi cacciatori di Vibbo. I dettagli nel servizio di CN24.
Una piantagione di canapa indiana di circa 100 piante, in pieno stato vegetativo e con altezza variabile tra i 50 cm e i 2 metri, è stata scoperta nel pomeriggio di ieri a Cittanova, nel Reggino, dai carabinieri della compagnia di Taurianova insieme ai loro colleghi cacciatori di vivo. La coltivazione, che si trovava in località Torrente Serra, era alimentata dal corso d'acqua di un torrente lì vicino e che era stato deviato verso alcune cisterne per l'irrigazione in modo automatico della stessa piantagione. Le piante, dopo una campionatura, sono state distrutte sul posto. Il servizio rientra tra quelli predisposti al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, che ha visto qualche giorno fa, sempre nella stessa zona, ritrovare un'altra piantagione di circa 3.200 piante e l'arresto in flagranza di reato di 4 persone. 12 persone raggiunte da altrettante misure cautelari. Per ora solo 9 quelli rintracciati, di cui 2 finiti in carcere, 4 ai domiciliari e 3 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia. Altri 3 invece sono quelli al momento irreperibili e dunque ricercati. Questo è il bilancio dell'operazione Santa Venere, scattata tra San Luca e Benestare, dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e cacciatori di Calabria. Al blitz si è arrivati al termine di un'articolata attività investigativa condotta dai militari di Bianco, con il supporto operativo dello squadrone cacciatori e sotto il coordinamento del sostituto Rosanna Sgueglia della Procura di Locri. Gli inquirenti ritengono infatti di poter dimostrare l'operatività di un gruppo criminale sanlucchese che si sarebbe occupato della coltivazione intensiva di marijuana. Avviata nel luglio 2017, l'indagine, che prende il nome dalla località in cui è stata individuata la prima coltivazione, ha permesso, nel corso del tempo, di scovare numerose piantagioni di cannabis indica, scoperte che, nel complesso, avevano portato al sequestro di oltre 1.500 piantine. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Crotone hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP a carico del presunto autore del duplice omicidio commesso a Pallagorio il 22 dicembre 2018. Si tratta di Annunziato Le Rose, di 62 anni, di San Nicole dell'Alto, un paese vicino a Pallagorio. L'uomo, adesso pensionato, in passato faceva l'agricoltore. I dettagli nel servizio di CN24. Esattamente a distanza di 7 mesi si sarebbe fatta luce sul duplice omicidio di Francesco e Saverino Raffa, padre e figlio allevatori di 59 e 33 anni ammazzati a Pallagorio il 22 dicembre dell'anno scorso. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Crotone hanno eseguito infatti una misura di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Pitagorico, portando in carcere il presunto assassino che avrebbe agito per futili motivi. L'indagine dei militari che ha portato a identificarlo è stata sviluppata attraverso dei rilievi scrupolosi eseguiti allora sulla scena del crimine e a casa del presunto autore, oltre che nell'analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e un'efficace attività informativa a livello locale. I Raffa, come dicevamo, furono barbaramente uccisi nel pomeriggio di quel dicembre del 2018 a colpi di fucile da caccia, presumibilmente caricato a pallettoni. Padre e figlio furono ritrovati in aperta campagna in località Furci, lungo la strada che collega Pallagorio a San Nicola dell'Alto. Francesco Raffa, con un'evidente ferita al collo, era nella sua auto, un pick-up della Suzuki, riverso sul lato guida. Il figlio, invece, colpito all'addome, era all'esterno del mezzo. Nunziato, mi stai ammazzando, mi stai ammazzando! Un urlo straziante di un uomo che guarda in faccia la morte davanti al carnefice che gli punta un'arma dopo aver freddato già il padre, poi il colpo di fucile che lo finirà. Un'ultima disperata richiesta d'aiuto, di pietà, che avrebbe anche potuto cadere nel silenzio delle campagne isolate, ma qualcuno ascolterà invece quell'urlo. L'elemento iniziale, diciamo che in mancanza del quale ci saremmo potuti trovare di fronte quasi a un omicidio perfetto, è stato che in un giorno di caccia in una località, non in una posizione non molto lontana da dove è avvenuto l'omicidio, una delle vittime urla il suo nome e questo viene percepito dai cacciatori appostati nella zona. Questo elemento è stato fondamentale poi nello sviluppo successivo.
Dunque in pratica sarà un cacciatore il testimone involontario degli ultimi momenti di vita di Saverino Raffa, il 33enne di San Nicola dell'Alta, ammazzato nelle campagne di località Furci insieme al padre Francesco di 59 di anni nel pomeriggio di un sabato di fine dicembre, a pochi giorni, solo poche ore da Santo Natale. Quell'ultima frase disperata del giovane allevatore ha dato il là, potremmo dire, alle indagini frenetiche dei carabinieri di Crotone e della stazione locale per dimostrare che quel carnefice fosse un loro vicino di terreno, annunziato Le Rose, 62enne anche lui san nicolese, che oggi è finito in arresto. A distanza di poche ore il nucleo investigativo con la stazione si presenta a casa di Annunziata. Viene fatta una prima ricognizione del luogo, vengono eseguiti degli accertamenti tecnici sulla persona e questo è un elemento che a distanza di tempo ci ha consentito di accertare la presenza di tracce di polvere da sparo sui vestiti che indossava quel giorno e sul suo corpo, nonché anche sull'autovettura di sua proprietà. Un uomo schivo, solitario, è stato spiegato agli inquirenti, che comunque ritengono abbia premeditato e organizzato quell'assassinio. Secondo i militari, quel giorno Le Rose avrebbe infatti recuperato un fucile calibro 12, messo in macchina, si sarebbe incamminato per una strada isolata, arrivando nei pressi dell'azienda agricola delle vittime. Qui avrebbe nascosto la vettura e si sarebbe diretto verso l'auto dei Raffa, a bordo della quale padre e figlio stavano giungendo al cancello del loro podere. Francesco Raffa avrebbe visto Le Rose, dunque fermato la vettura ed abbassato il finestrino per chiedergli cosa volesse. Sarebbe stato a quel punto che il 62enne avrebbe puntato il fucile e fatto fuoco su Francesco, 3 colpi mortali. Saverino, rimasto ferito, sarebbe invece sceso dalla jeep per tentare la fuga, inutilmente. Raggiunto da Le Rose, venne freddato da 2 colpi di fucile. Appena 2 ore dopo il fatto di sangue, poi, Le Rose si era già cambiato d'abiti, era sceso in paese e sotto gli occhi di alcuni concittadini era entrato in un tabaccaio. In quel tabacchino, però, pare non ci andasse a comprare da almeno 3 anni. Si ritiene dunque fosse solo un modo per costruirsi un alibi. Poi il movente, una questione banale, futile, ovvero il fatto di ritenere i 2 Raffa da prima responsabili del furto e poi, forse più ragionevolmente, di non averlo aiutato a trovare chi gli avrebbe rubato anni prima un attrezzo agricolo. Franci Zolle, che gli era stato rubato. Tra l'altro furto avvenuto parecchi anni fa, però nel corso degli anni lui cova astio nei confronti dei Raffa. Hanno aggredito un 16enne rapinandolo di un marsupio contenente gli occhiali e il portafoglio e quando sono intervenuti i genitori del ragazzino hanno aggredito anche loro. Protagonisti 3 ventenni che sono stati sottoposti a fermo dal personale della squadra mobile e delle volanti di Vibo Valentia. Si tratta di Luigi Federici, di 21 anni, Domenico Camillò, 25, e Giuseppe Suriano, anch'egli 25enne. Sono loro ad aver aggredito nella notte tra sabato e domenica scorsi, in pieno centro a Vibo, un'intera famiglia con una violenza definita inaudita e gratuita dagli investigatori in conferenza stampa. Federici è stato anche arrestato per la detenzione di una pistola calibro 7,65 con relativo munizionamento. Gli investigatori sono risaliti ai presunti responsabili grazie anche ai filmati delle telecamere di sicurezza, che hanno documentato la violenza usata sulle vittime, aggredite a calci e pugni, che hanno riportato una prognosi di 30 giorni il padre e di 15 giorni ciascuno la moglie e il figlio. Un vero e proprio arsenale è quello scovato in un casolare abbandonato di Cessaniti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Vibo Valentia, che, supportati dallo squadrone eliportato Cacciatori Calabria, durante un rastrellamento delle aree rurali, hanno ispezionato l'edificio ormai disabitato. I dettagli nel servizio di CN24 TV. Un vero e proprio arsenale, quello scovato in un casolare abbandonato di Cessaniti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Vibo Valentia che, supportati dallo squadrone eliportato Cacciatori Calabria, durante un rastrellamento delle aree rurali hanno ispezionato l'edificio ormai disabitato. Eseguita un'attenta perquisizione della struttura, in particolare delle intercapedini murarie, dei tetti e delle masserizie, gli investigatori hanno così ritrovato delle armi e munizioni, oltre a degli ordigni esplosivi poi fatti brillare dagli artificieri dei carabinieri di Catanzaro. In particolare l'arsenale era composto da un fucile a pompa calibro 12 con la matricola brasa, una pistola semiautomatica calibro 9 e 2 caricatori, 42 cartucce a pallettoni calibro 12, altre 100 di calibro 38,
altrettante di calibro 9x21, 27 9x17, 44 di calibro 357 Magnum, 2 di calibro 7,65, infine 2 bombe carta e altrettanti passamontagna. Momenti di paura a Dasà, piccolo borgo delle Preserre Vibonesi. Un 35enne armato di una mannaia si è aggirato per il paese dopo una lite con un commerciante per motivi ancora non chiari. Dopo il diverbio, l'uomo, secondo la ricostruzione, sarebbe tornato a casa per prendere l'arma, girovagando poi per le strade, fino a quando non è stato notato da alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri che si sono messi alla sua ricerca. Le operazioni sono proseguite per alcune ore, estendendosi anche al di fuori del centro abitato. L'uomo è stato poi individuato e condotto in caserma, dove è stato arrestato. È stato ritrovato senza vita l'anziano scomparso sabato scorso da Donnici, frazione di Cosenza. A ritrovare il corpo una squadra di soccorso alpino e speleologico Calabria, che assieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza e dai carabinieri erano impegnati da giorni nelle attività di ricerca. Il ritrovamento è avvenuto durante una battuta di ricerca su richiesta della prefettura di Cosenza in un posto impervio nascosto dalla fitta vegetazione in contrada Diodato nel comune di Cosenza. 25 persone sono destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal procuratore capo Nicola Gratteri. Il blitz è in corso tra il catanzarese ed il soveratese, dove sono impegnati nell'operazione denominata Prisoners Tax, oltre 200 carabinieri del comando provinciale e della compagnia locale. In manette sono finiti tra gli altri Domenico Procopio e il figlio Carmine, presunti reggenti dell'omonima cosca locale, mentre è stata eseguita anche una perquisizione in quello che è ritenuto il covo, ovvero la base operativa degli affari del clan. Ha incantato e coinvolto il numeroso pubblico presente sul lungomare di Gioia Tauro lo spettacolo The Greatest Show della scuola di ballo Armada Nueva di Zeraida Amante. L'evento, arrivato all'11ª edizione, è stato magistralmente presentato da Salvatore Cambria e rappresenta la conclusione dell'intenso e duro lavoro svoltosi nel corso dell'anno. Zeraida Amante ha sottolineato che gli allievi hanno lavorato duramente, soprattutto in questi 2 mesi, per la riuscita dell'evento, ed importante è stata anche la collaborazione dei genitori. Uno spettacolo nello spettacolo, sapientemente dosato. Danze latinoamericane, danze coreografiche, baby dance, sincro latino duo, baciata sensual, zumba fitness e tanto altro. Un mix di emozioni attraverso i comici che hanno fatto la storia, come Totò, Checco Zalone, Mr. Bean, Stanlio e Olio, Charlie Chaplin, fino all'Inno alla vita di Roberto Benigni. E poi ancora l'omaggio ad alcune regioni italiane e a Pippi Calzelunghe hanno riempito la magia della notte gioiese. Zeraida Amante, non senza emozione, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento, ricordando i lodevoli risultati ottenuti quest'anno dalla scuola. Gigi Laforgia, coordinatore tecnico regionale della Federazione Italiana Danza Sportiva, ha sottolineato che in federazione ci sono vari progetti, tra cui quello di promuovere la danza sportiva nelle scuole primarie e in alcune società private e pubbliche. Aldo Alessio, sindaco di Gioia Tauro, si è soffermato sull'importanza dell'evento, che impreziosisce l'estate gioiese dando lustro alla città. Ed anche per oggi Piana News termina qui. Come sempre vi ricordiamo che queste altre notizie potete trovarle sul sito dcn24tv.it. Per chiunque volesse rivedere questa edizione del TG e rimanere informato su ciò che accade in tutta la Calabria, si può collegare sul sito www.pianatv.it.
Grazie come sempre per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Piana TV.